Buongiorno e bentrovati a questa edizione di Holiday News. È tutto straniero, il podio della 17ª edizione di Art in Ice. La giuria, presieduta dal critico d'arte Rolando Bellini, ha scelto vincitrice assoluta l'opera dell'austriaco Hermann Scheider, che rappresenta due amanti che si rivolgono la schiena, simboleggiando l'impossibilità di vivere la loro storia d'amore. The meaning it's coming because we was in a big distance. And we have a little problem with communication between us and the meaning it's this communication with the new technology by Skype, Facebook. He was in Brazil, I was in Sofia, and in that time we create this project. I want only say thank you for the invitation and thank you for the first prize. Il premio del pubblico è andato all'Estonia, che ha scelto di rappresentare un grande uovo abbracciato da due mani, in segno di ritorno al grembo materno. E infine, per il titolo assegnato dagli artisti agli artisti stessi, sono stati i pilastri di Cathedral, la scultura di zie e nipote di 19 anni polacchi, ad aggiudicarsi la vittoria. E in questi giorni a Livigno una troupe della RAI per girare il programma Sereno Variabile, che andrà in onda il prossimo 5 gennaio. I temi del servizio saranno il comprensorio sciistico, l'offerta turistica, la cultura enogastronomica locale, il lancio della Women's Week di gennaio e un dettagliato focus sulla latteria per riprendere la tradizione casearia in chiave high-tech. Tutto pronto per la Sgambeda. Colpo grosso per questa edizione della Sgambeda. Al via domenica anche il pluricampione norvegese Peter Northug, che si è iscritto alla gara. Northug ha rinunciato alla trasferta in Nord America ed ha preferito allenarsi in Europa partecipando alla Gran Fondo di Livigno, che apre ufficialmente il calendario FIS Marathon Cup. Short Race, Classic Race, Mini Sgambeda e la Sgambeda del 16 dicembre stanno portando a Livigno atleti e turisti che parteciperanno all'evento. In gara anche il vincitore della scorsa edizione, l'azzurro Fabio Santus, la nazionale italiana delle lunghe distanze e la squadra delle Fiamme Gialle. L'ex campionessa svizzera Natasha Leonardi Cortesi ci racconta quali sono i passaggi chiave del tracciato, che dallo Stadio del Fondo arriva fino a Tresenda. Ma certamente all'inizio, perché è molto importante che si è nei primi, quando si farà dopo i primi 3 chilometri, quando si passa vicino al fiume c'è già una selezione naturale, perché la pista si restringe, quindi è molto importante partire bene, non essere troppo dietro, perché sennò si fa già un buco. E poi ci sono qualche salitella verso, non ricordo bene il nome, ma ci sono qualche strappino in salita dove la gente può veramente fare delle belle selezioni. Qual è il tuo stato di forma e cosa ti aspetti da questa Sgambeda? Purtroppo il mio stato di forma al momento non è proprio buono. Sono caduta con la mountain bike quest'estate, ho dovuto stare molto ferma e faccio un po' fatica ad allenarmi. Per me è un po' una partenza, ci tengo. Il dottore me l'ha sconsigliato di partire, ma non lo ascolto. Sarebbe troppo difficile guardare e non correre. Sabato scorso il primo evento dedicato al freestyle è andato in scena al Tagliede. La manifestazione è andata benissimo, è bellissimo ricordare una persona magnifica come Florian, l'albanese che tutti conoscevano per la sua splendida personalità, una persona solare, bella. Ho iniziato a snowboardare con lui 10 anni fa e mi piaceva andare perché aveva sempre un grandissimo entusiasmo. Ci manca e grazie appunto a tutti gli sponsor, grazie alla Carosello eccetera eccetera, abbiamo messo insieme questo piccolo evento per far sì che ogni anno si ricordi questa persona speciale. C'erano tutti gli snowboarder, tutti gli skier, un ambiente bellissimo, quello che volevamo per appunto ricordare una persona che non c'è più e che ci manca, insomma. Quindi bravi, grazie veramente a tutti quanti e
Ciao Florian. Ed infine una notizia tutta dedicata ai bambini. Ha aperto il Fun Park al campo sportivo di Santa Maria. Ogni giorno dalle ore 14.30 alle 22.30 gonfiabili, pattinaggio, mini quad, mini arrampicata e un kinderam interno per i più piccoli, tutto a misura di bambino e di mamma. Il costo d'ingresso è di 5 euro. Per i livignaschi è previsto un abbonamento stagionale di 25 euro. È tutto per questa edizione di Holiday News. Arrivederci alla prossima da Livigno, Best European Resort 2012, sotto la neve.